Raccomandazioni necessarie affinché la tua polizza RC professionale funzioni. Innanzitutto, grazie per la fiducia che ci hai accordato. Vedrai, il nostro servizio ti sorprenderà. Affinché la tua polizza RC professionale funzioni, è necessario che tu adempia ai tuoi obblighi contrattuali, e sono due in particolare. Innanzitutto, ricordati che oltre a segnalare le richieste di risarcimento, devi anche segnalare tutte le circostanze di cui man mano ne vieni a conoscenza. Per comunicarle, devi semplicemente compilare la scheda sul sito per fornire a Cristina le informazioni oggettive necessarie a non farti perdere tempo quando ti richiamerà per capire meglio la situazione. Non scrivere, mi raccomando, le tue considerazioni sulla scheda. Le dirai al telefono a Cristina. Se hai dubbi sulla compilazione della scheda, chiama me. In secondo luogo, non ammettere mai di avere responsabilità rispetto a ciò che ti viene contestato. Nel contratto è scritto chiaramente che non puoi farlo. A volte, lo so, può essere difficile, ma considera che potresti anche sbagliarti. Infatti tu hai una visione tecnica e non conosci tutti gli aspetti giuridici. Voglio anche darti qualche consiglio di cuore, naturalmente da collega a collega. Fai sempre il disciplinare d'incarico, che è anche obbligatorio, descrivendo bene tutte le prestazioni che ti impegni a fare, indicando il relativo compenso. Ti faccio presente che le prestazioni gratuite non sono coperte dalla polizza. Infatti il premio si calcola sul fatturato e la compagnia naturalmente non risarcisce un danno se non ha percepito nulla rispetto alla prestazione contestata. Non fare mai fatture generiche. La prima cosa che ti verrà richiesta per valutare l'operatività della polizza sono proprio le fatture della prestazione contestata. Insomma, no fatture, no coperture. Fai tante fatture, ma tante, di importo contenuto piuttosto che poche di importo elevato. A volte le richieste di risarcimento nascono dal fatto che il cliente non vuole saldarti la parcella e cerca motivi pretestuosi per non pagarti. Quindi, se il saldo che ti manca è poco, puoi tranquillamente mandarlo a quel paese ed evitare di intraprendere lunghe e logoranti cause, oltretutto dall'esito incerto. Non sottolineare che hai un'assicurazione e soprattutto che è operativa. Infatti qualcuno potrebbe voler approfittare del fatto che a pagare non sei tu. In ultimo, ti ricordo che potrebbe esserti rigettato il sinistro anche se non sei in regola con l'aggiornamento professionale e se consapevolmente tralasci di svolgere il ruolo per cui sei stato incaricato. Fare un collaudo senza documenti o acconsentire all'elevazione di un sottotetto oltre l'altezza autorizzata è consapevole accettazione del rischio, fattispecie non coperte dall'assicurazione. Ma ecco la raccomandazione più importante. Sono il tuo consulente di fiducia, come il medico o come il commercialista, quindi chiamami per qualunque necessità.